Allora, come parrocchia, noi abbiamo fatto questa locandina che poi metterò su Facebook e le potete far anche passare. Questa locandina che abbiamo fatto dice due cose importanti. Innanzitutto, ecco, abbiamo sopra una citazione biblica. Giovanni 13, adesso non vedo tanto, ecco, Giovanni 13, vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Poi abbiamo messo resta a casa. Questo è un messaggio, questa è la prima carità che ci dobbiamo fare tutti, fratelli e sorelle. Questo è il messaggio che deve passare, almeno per quanto mi interessa adesso, in questo momento, resta a casa, perché ci potrebbe essere un rilassamento per la stanchezza, per tante cose, e non va bene. Non va bene, dobbiamo mantenere tutto. È, diciamo, una guerra, è una gara di resistenza dove siamo chiamati a metterci in gioco. A partecipare con lo Stato, con l'umanità, con Dio, noi Chiesa, a partecipare alla salvezza, per usare i termini giusti, alla salvezza di tutti quanti noi, non di loro, non dei miei, di noi. E allora resta a casa. Busseremo alla porta, poi si vedrà meglio sicuramente. Busseremo alla porta. Allora, innanzitutto io voglio ringraziare tutti indistintamente chi si sta dando da fare dall'ultimo decreto che è stato emanato da Conte. Probabilmente ci sia anche qualche altra novità, mi sembra, ho sentito dire stamattina, non lo so. E delle restrizioni ancora di più, di tanti posti di lavoro adesso fermi. Adesso ci sono tante persone che stanno a casa, che avevano dei lavori precari. Allora, ma adesso c'è la sofferenza e la paura per questa epidemia. C'è il fatto di restare a casa, che è una cosa bella, ma c'è anche adesso. C'è un ritmo che si sta entrando che diventa un po' faticoso, perché dice qualcuno, dice, vivere è un'arte, convivere con un'altra persona, cioè stare con un'altra persona, amici, marito e moglie, fidanzati, fratelli, padre e figli, è un'arte maggiore, che si deve inventare, creare, abbellire, addolcire, smussare tutti i giorni, tutti i giorni. Perché non è soltanto, si dice a Cambridge, ciurel rosa, ma è anche difficile, la convivenza è difficile. Allora ci sono delle ristrettezze e per questo non si può andare a lavorare, non entrano soldi e non si può andare a comprare, perché sono aperti i negozi di generi alimentari, di prima necessità, come anche la farmacia, come altre cose importanti. Per noi, per vivere. Allora io voglio ringraziare a tutti coloro che in un modo o in un altro già stanno operando da tutte le parti, ma adesso in questo caso come parrocchia di Casandrino, parrocchia del Santuario Maria Santissima Assunta in Cielo, vorrei ringraziare tutti coloro che stanno dando una mano a far espandere la voce dove si può andare a prendere gli alimenti. Con i beni personali, con dando una mano, qualsiasi forma di carità, Dio in questo momento l'apprezza tantissimo. Quasi vede il cuore dell'uomo, se volete il cuore dei cristiani, se volete il cuore degli italiani, se volete il cuore dei campani, se volete il cuore di Casandrino. Non è mai venuto meno sulla carità. Tutti, tutti. Partendo dal primo a ultimo cittadino fedele, e
e non fedele, fedele, nel senso che non è cristiano, di Casandrino. Però noi, come abbiamo sempre fatto, adesso in maniera adesso più forte, vogliamo dare ancora di più il nostro contributo, che fino alla settimana scorsa lo davamo in maniera molto soft, ma adesso si è visto che a causa di questi decreti c'è qualcuno che chiama, che bussa, che ha bisogno di mangiare. Di mangiare. E allora si è pensato a questa locandina per aiutarci e per aiutare a vedere come si può fare. Allora, vedete, non so se riuscite a vedere, però poi la metterò. Se qualcuno vuole donare, io adesso vi dirò come può donare. Come può donare. Poi sentitevi liberi, sempre. Ma è una proposta, come la stanno facendo tutti, in maniera molto semplice, senza. Così la facciamo anche noi. Spero che si legga, però la metterò. Chi vorrà compiere un gesto di solidarietà con dei beni di prima necessità, offerti in denaro e buoni spesa, potrà chiedere la lista scusatemi, potrà chiedere la visita di un operatore parrocchiale direttamente presso la propria abitazione, autorizzato e seguendo le dovute precauzioni. Ripeto, chi vorrà compiere un gesto di solidarietà con dei beni di prima necessità, offerti in denaro o buoni spesa, potrà richiedere la visita di un operatore parrocchiale direttamente presso la propria abitazione. Parentesi, autorizzate seguendo le dovute precauzioni. Chi vorrà effettuare un bonifico potrà utilizzare l'IBAN della parrocchia, che è questo qua. L'ho detto. E poi lo metteremo fisso sul così. IT 31 Q 0 33 59 01 600 1 00 00 01 5 0 2 3 7 intestato alla parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo con causale donazione emergenza Covid-19. Ripeto l'IBAN. Chi vorrà effettuare un bonifico per fare un dono, nel senso per aiutare, può fare sia l'IBAN, che è questo, IT 31 Q 0 3 3 5 9 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0 2 3 7 intestato alla parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo con causale donazione emergenza Covid-19. Per necessità di aiuto, con derrate alimentari o buoni spesa, un operatore parrocchiale, autorizzato e seguendo le dovute precauzioni, con la massima discrezione, consegnerà quanto richiesto direttamente presso la vostra abitazione. Questo è per chi ha bisogno. Poi vi darò il numero, sia per chi vuole fare una donazione anche così, che non ha possibilità di uscire, di andare in banca o di farlo online, ma vuole darlo a mano, un operatore verrà
attraverso il numero di telefono con Don Ernesto o Don Antonio, Ernesto e Don Antonio, si prenderà un appuntamento e ci saranno degli operatori autorizzati, muniti di documenti, eccetera, eccetera, di certificazioni, di permessi, e si darà l'offerta, non lo so, uno vuole dare 5 euro, 5 euro, 10 euro, bene, si chiamerà, si farà un appuntamento e arriverà l'operatore da fuori la porta, si lascia sulla finestra, così, prendendo le dovute distanze, e si lascia all'operatore. Questo è per ricevere. E anche questo vale per le derrate alimentari. È la stessa cosa. Uno chiama al numero che adesso dopo vi darò e dice: padre, io ho una spesa, ho due pacchi, ho un pacco. Quando può venire l'operatore a prenderselo e prendiamo un appuntamento. Questo lo stiamo facendo, è un po' difficile, ma per non far uscire le persone da casa. Abbiamo degli operatori parrocchiali, la parrocchia insieme alla Caritas e tanti operatori della parrocchia, ecco, si mettono a disposizione, non uscendo tutti, attenzione, uscendo uno o due alla volta gli operatori al giorno, per rendere questo servizio a tutte le persone che vogliono dare e vogliono ricevere qualche alimento. Padre, sto in difficoltà, mi puoi far avere qualcosa da mangiare? Per telefono si prende l'indirizzo, l'orario, si prende l'appuntamento e si va alla casa. Per chiedere la visita di un operatore parrocchiale, sia per donare sia per ricevere, chiamare il parroco Don Ernesto Miele, ma potrà rispondere anche Don Antonio Scarano, dal lunedì al sabato, dalle 9:30 alle 11:30. Solo perché noi facciamo questi momenti di preghiera e non posso rispondere sempre, e poi la sera facciamo la messa. Allora abbiamo messo per forza un orario. E il numero di telefono è questo, sia per donare sia per ricevere. 339 177 5613. Ripeto, per chiedere la visita di un operatore parrocchiale, sia per donare sia per ricevere, chiamare il parroco Don Ernesto, e risponderà anche Don Antonio Scarano, dal lunedì al sabato e dalle 9:30 alle 11:30 chiamare. Poi fissiamo un appuntamento sia per prendere la donazione, che si può fare in due modi, o tramite IBAN oppure a mano con un operatore, e sia per ricevere che cosa? O i buoni pasto o il pacco di spesa. Va bene? Mi permetto di dire, se uno vuole fare un'offerta in soldini, è meglio, perché noi facciamo i buoni. Facciamo i buoni. E poi li distribuiamo così, per non far fluire tante persone per strade, per strada. Va bene? Questo piccolo slogan molto bello, abbiamo messo anche questo logo della Madonna, della nostra Madonnina, e c'è scritto Santuario Santa Maria Assunta in Cielo, e poi, se vedete, diamoci una mano. Va bene? Allora io ripeto, adesso senza inquadrare così, ve lo dico a voce così di nuovo, perdonatemi la ripetitività delle cose, però è importante. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Così amatevi anche voi gli uni gli altri.
in maniera molto umile, noi diamo una mano, se ci riusciamo. Non siamo bravi a fare queste cose, ma vogliamo farlo con il cuore come lo state facendo tutti quanti voi. Ve lo dico non per piaggeria, non perché per fare salimelecchi, come si dice, ma veramente c'è un movimento a Casandrino di solidarietà di tutti, associazioni, parrocchie, ringraziando Dio anche la parrocchia del Sacro Cuore, e anche noi facciamo la nostra parte, che l'abbiamo sempre fatto, sono da 6 anni qua e veramente ci occupiamo di tutto Casandrino con umiltà e con semplicità nel Palazzo delle Suore e dove possiamo così. Adesso è un momento molto triste, di sofferenza, di paura sia per questo virus, ma anche di paura di non farcela per il mangiare. Mi viene da stringere i denti di questa cosa, perché dico, purtroppo è così, purtroppo è così. E allora vogliamo fare la nostra parte. E la nostra parte è questa. Noi, se qualcuno vuole dare dei pacchi per il mangiare, non lo so, a volte anche qualcosa per i bambini, bambini, però voglio dire, capite che il mangiare adesso è in primis, mangiare in primis. E non mettete, lo so, farò una battuta, ma non lo è, non mettiamo né vino né qualcosa così, ma il mangiare, acqua, ma il mangiare prima di tutto. Verranno gli operatori, ripeto, a questo numero che adesso ripeterò, verranno gli operatori, dice, guarda, io vorrei donare questo, oppure vorrei donare 10 euro. E allora, donna Ernè, vorrei donare 10. Allora, l'operatore, prendiamo l'appuntamento e va lì. Mentre invece poi c'è l'IBAN, che ripeterò di nuovo, l'IBAN, se uno dice, vabbè, io ho così tramite online, faccio l'IBAN della parrocchia, metto così, non esco, così faccio sì anche che gli operatori non vanno avanti e indietro, per così, e allora faccio l'IBAN 2. E la stessa cosa per chi, anzi, in primis, per chi deve ricevere. E se qualcuno ha bisogno, mi telefona su questo numero che vi ho fatto vedere, mi telefona e dice, padre, io ho bisogno di, con tanta discrezione, l'operatore si prende l'appuntamento, il giorno dopo va e porta o il pomeriggio, poi vediamo un po', porta o il pacco oppure il buono, a secondo poi vediamo un po' come fare, ma comunque appena finisce la roba, facciamo il buono oppure ci regoliamo di conseguenza. Va bene? Sì. Vi ripeto, l'IBAN della parrocchia prima. Stavo dicendo, allora, per donare chi vorrà compiere un gesto di solidarietà con dei beni di prima necessità, offerte in denaro o buoni spesa, potrà richiedere la visita di un operatore parrocchiale direttamente presso la propria abitazione, autorizzato e seguendo le dovute precauzioni. Chi vorrà effettuare un bonifico potrà utilizzare questo bonifico della parrocchia, intestata alla parrocchia. IBAN IT 31 Q 033 59 01 600100001 intestato alla parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo, Casandrino, con causale donazione emergenza Covid-19. Per chi necessita di aiuto con derrate alimentari o buoni spesa, un operatore parrocchiale autorizzate seguendo le dovute precauzioni, con la massima discrezione consegnerà quando richiesto direttamente presso la vostra abitazione. Per richiedere la visita di un operatore parrocchiale, sia per donare sia per ricevere, chiamare il parroco Don Ernesto, e risponderà anche Don Antonio Scarano, dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 11:30. Prendiamo un appuntamento sia per donare o sia per portare o il buono o la spesa, prendiamo un appuntamento e poi andrà un operatore
con tanto di autorizzazione e presentazione di chi è, di chi lo manda. E il numero è questo: 3 3 9 1 7 7 5 6 1 3. Va bene? Poi, quando ci sentiamo per telefono, poi uno spiegherà ancora meglio. Tutto questo sarà pubblicato su Facebook, sulla pagina del santuario, se volete anche sulla pagina mia personale, Ernesto Miele, e poi non lo so, fate girare se serve. Tutto quello che possiamo fare si farà. Va bene? Perché? Perché siamo tutti quanti figli di Dio, siamo tutti, faccio così perché abbiamo il quadro, nella stessa barca, come ha detto il Papa. Venerdì sera, e allora ecco, questo in un certo modo lo dirò anche stasera, dopo la messa. Un po' di pazienza, ci dobbiamo aiutare. Insieme pratica e sti cose, nel senso mezzi di comunicazione. E poi io sono molto logorroico, perciò insieme a tutte quelle sopportazioni, sopportatela proprio pure a me. Dopo che pazienza. Io lo so. E lui lo sa. E lui lo sa. Prima Totò e Peppino, Siccio Chiatte, vedete voi. Beh, adesso, anche se sono suonate le campane, però era importante questo. Facciamo l'Ave Maria sotto la tua protezione e poi vi diamo la benedizione anche per mangiare. Spero che si sia. Siete il nostro. No. Io voglio sapere soltanto se non siamo il conforto di nessuno. No, perché non siamo anche noi molto paurosi. Perciò ci dobbiamo fare forza a vicenda, però ci aggrappiamo a Gesù Cristo, che è l'ancora di salvezza, è quest'amore grande, questa mamma dolcissima che ci mantiene in braccio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Amen. Ave Maria, piena Piena di di grazia, il grazia, il Signore è Signore è con con te. te. Tu Tu sei sei benedetta benedetta fra fra le le donne, donne, e benedetto benedetto il il frutto frutto del del tuo tuo seno, seno, Gesù. Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Rifugio, Santa Santa Madre Madre di di Dio, Dio, non non disprezzare disprezzare le le suppliche suppliche di di noi noi che che siamo siamo nella nella prova, prova, ma ma liberaci liberaci da da ogni ogni pericolo, pericolo, o o Vergine Vergine gloriosa gloriosa e e benedetta. benedetta. Maria, Maria, mamma mamma di di Casandrino, Casandrino, prega prega per per noi. noi. Signore, do la benedizione per il pranzo. Papà, mi raccomando, non stiamo facendo scuola, queste piccole cose, la mattina, mezzogiorno, la sera, l'Angelus, la preghiera del mattino, la potete fare tranquillamente e la benedizione dei pasti, non la fate mancare. Signore, benedici noi il cibo che stiamo per prendere per mantenerci il tuo santo servizio, fa che non manchi mai nessuno tu che dai da mangiare agli uccelli del cielo e rivesti i gigli del campo, non ti dimenticare, sicuramente non ti dimentichi mai di nessuno, perché la provvidenza degli altri siamo noi. La provvidenza per me sono gli altri che tu mi mandi sulla strada, che io veramente possa essere provvidenza per chi incontro la mia strada. Per Cristo nostro Signore. E Amen. ringraziamo le mamme che preparano, le mamme, brave mamme, pure i papà. Che lavorano e che portano a casa, ma brave mamme, è un lavoro molto, molto, molto faticoso. Ciao.